Conosco i potenti mezzi, vicini. Sì, montaggio. Un montaggio perfetto. Un 3DS, eh? Un 3DS. 4D. Un pezzo di carta. Senti, senti. Dove è scritta la spesa? Perché? Ci abbiamo direttamente lui, perché ascolta un disco, YouTube. Ragazzi, Riccardo Guglielmo. Buonasera. Oh, l'abbiamo seguito sì. Volentieri, eh? Questa ormai. Ormai è vecchia. Però è come i cantanti veri dicono sempre, che come le canzoni sono come figlioli, capito? Sì. Poi ti capisci. Ha preso il volo, è cresciuto. Ma già tenuta. Ce la fa a spingerla? Sì. Ce la fa a spingere. Ma stava ascoltando. No. Nel senso, è cresciuta, ormai ha preso le sue gambe, sta volando via questa canzone, eh? Dedicata a nonno. Sì, a nonno Lorenzo. Giustissimo. Noi perché abbiamo seguito? Abbiamo seguito a Sanremo. Alle selezioni di Sanremo. Dalla semifinale. Ma ti abbiamo adottato come il nostro cantante ufficiale. Io vi dico la verità, cioè mi avete anche portato bene, perché cioè, se io sono anche in fondo. Dillo a quelli che secondo me ti candidati a sindaco. Avevo portato anche una cosa e me la sono dimenticata a Siena. Vabbè, tornerai. per la prossima volta. E no, io vi dico, mi hanno portato bene perché, insomma, ora a parte Baglioni, però. Baglioni. Noi abbiamo lì. Ero valido per quasi tutti. E lui c'era un po'. Aveva un po' sonno quando l'abbiamo visto. Io ho visto era un po' allobbiato. Era un po' dove era lì che fosse. Ma sarà un po' di plastica in più. Vabbè, secondo me qui non gli è arrivato l'orecchio. Il pagnone colare non ha preso tutte le note, ma. In questi casi non bisogna mai scoraggiarsi, anzi andare avanti. Bravo, bravo. Insistere. Anche perché il prossimo anno Baglioni non c'è. Chi c'è, Sergio? Il prossimo anno c'è Conti e Amadeus. Ah. Conti ha direttore artistico, Amadeus alla presentazione. Comunque, due big essere... della presentazione. Potrebbe essere una cosa diversa. Sì. Più che altro Conti toscano. Quindi magari. Punto su di lui. Conti! Conta qualcosa, fa Conti, noi sappiamo che Conti ci sta guardando. Conti arriverà presto da noi, se mi raccomando, perché non è ti che facciamo un regalino a lei. Questa non è nemmeno una raccomandazione, questa è semplicemente va bene. Cioè, pensa che l'ho trovato l'anno scorso, erano lui, Pieraccioni. Erano a mangiare da Carlo la pizza. Quindi bene. Ci avete una margherita, quattro formaggi e una quattro stagioni. No, era forse due anni fa che c'era Sambuco. Che erano sulla ristorante. Che fecimo poi noi? Sette cognomi buongiorno. Che fecimo noi? Una cosa, una foto di Sambuco dicendo a me non ho fatto la foto con uno VIP davvero, che era in quel caso però. E insomma, speriamo, quindi prossimo anno c'è questa cosa lì, quindi che messo in questa canzone, ora siamo. Ora siamo oltre. Allora, intanto io vi ringrazio voi e tutti quelli che mi hanno seguito. Che mi conoscono. Esatto. Ringrazio per la trasmissione. E insomma per tutto l'apporto che mi avete dato durante tutto il festival. Perché per me il festival non era solo febbraio. Cioè. Tu hai iniziato prima, molto prima. Io ho iniziato agosto facendo. Come funziona? Spiegalo. Io ho fatto in pratica. Vanno a serie. Madonna. Attire il telefono, proprio. C'è la telecamera. Ho iniziato ad agosto facendo la prima selezione e va in pratica dalla provinciale, regionale, interregionale e poi si passa alla nazionale. E nazionale c'è poi la partita di pallone, capito? Campionato. Diciamo che ho fatto ottavi, quarti, semifinali, finali e finalissimo. Diciamo meglio così. E niente, ho passato tutto. Poi però finalissima mi ha fatto fuori il signor Claudio. Però è stato bello, cioè da ogni tappa mi sono portato via tanta esperienza, anche perché ho girato, cioè la prima tappa l'ho fatta a Pietrasanta, provincia sì, comunque di Zerberigio. Preso la morte. Preso la morte. Pietrasanta sono famosi per le musiche. Sì. Davvero? Anche Mughini. Anche Mughini, sì, sì. La prima l'ho fatta lì, poi ho fatto Faenza. E poi semifinale e finale sono andato a Sanremo. E poi la finalissima a Roma. Che insomma, hai girato, hai conosciuto anche penso. Ma poi tanti ragazzi, proprio bello l'ambiente. E ti confronti con gente che magari è già 10 anni che lo prova, capito? Gente che magari è stata amici, è stata dentro X Factor. Insomma, ti ci confronti è bello perché poi è lì. Cioè, come l'ho passata io, non eravamo uno contro uno, eravamo una squadra e volevamo passare tutti insieme. Cioè, se,
Sì, alla fine c'era un legame più d'amicizia e d'affetto. Esatto. Poi se fosse stato possibile, io l'avrei fatti passare tutti, l'avrei portati tutti con me. Però purtroppo poi lì. Poi una gara, capito? Quello sì. Arrivo. Ora stai preparando qualcos'altro? Sì. Ora stiamo preparando un po'. Allora, intanto studio, cioè bisogna studiare ancora per farsi trovare preparati il prossimo anno, bisogna ristudiare per forza. E poi si scrive, si compone per provare eventuali provini in TV oltre a Sanremo, che possono essere, che ne so, tutti questi talent che fanno adesso, tipo, cioè un nome a caso. Che I provini? Provini quest'estate. Quest'estate. O anche amici, che ne so. Dipende un po' come. Lì già una Guglielmi è andata. Già una Guglielmi è andata, ha fatto anche tanta strada. Guarda, è stata importante. Infatti, se ti dico la verità, non mi dispiacerebbe entrare dentro amici. Guarda, ma per niente, anche perché sotto un certo punto di vista, come visibilità, è meglio amici di Sanremo. E amici dura un anno, sì, cioè, sì. Sanremo una settimana. Poi insomma c'è una specie, cioè, l'accademia, capito? Dentro, insomma, sì, tutto sommato ti confronti sempre. Una specie di scuola. Col tuo lavoro, esatto. E per cui scrivo, compongo e poi il prossimo anno, se non dovessero andare né X Factor né amici, si ritrova a Sanremo. Vabbè, e se no si continua a scrivere, comunque sì, perché qua la musica alla fine è una cosa eccellente. Ma io penso che quest'estate canterò pure qui a Lido, se vuoi venire. Ma quello lo faccio anche io da anni, quindi tranquillo. No, vabbè, a parte sì. Ci abbiamo tutto. Penso anche a Cantaelba. A Cantaelba. Quella è tappa fissa ormai da 5-6 anni. E per adesso questo. Ci abbiamo tanti progetti. Ma pezzi già fatti, c'è già qualcosa di nuovo? Non te ne voglio dire, Allora, sì, ci sono, c'è. Allora, vi dico, per Sanremo quello che ho fatto, ho dovuto scrivere un'altra canzone perché questa qui, questa di Nonno, in pratica non sarebbe stata. Cioè, se fosse passato, non l'avrebbero mandato. Ah, non in la potevi presentare. No, era solamente quella questa, che ti accedere. Questa in parte diventava già edita perché ci avevo fatto la selezione di Sanremo Giovani. Non l'ho ascoltata. Esatto. C'è ancora sta legge a sud, proprio. Capito? La vedo una favata. Cioè, partecipato. Già pronto, sì, e quello è già pronto. E poi ho altri due o tre pezzi pronti per un eventuale prossimo provino. Sta lavorando. Sì. Quindi sì, questi pezzi. Viaggiano. Procedono. Con chi lavori? Con chi ti trovi? C'è il gruppo. Ascolta, intanto con la mia manager di Piombino, Gianna Martorella, che in pratica lei mi segue da sempre. Faccio questa accademia io a Piombino, dove. Poi c'è una conosciuta, persona sì, della musica. Capito. Artista. E dove studio composizione, pianoforte, canto, presenza scenica, ho fatto pure musical, eccetera, eccetera. Anche balletto? Sì. Metto sogno. Perché la musica la sappiamo. Perché si preparò, due anni fa si preparò Chorus Line, musical. E poi, però, ti dico la verità, io sono da solo, cioè sono solista. Un ragazzo che mi aiuta tanto è Alessio, questo ragazzo dove vado a incidere le canzoni, e lui è stato anche il mio insegnante di canto, mi ha aiutato tanto, insomma, a migliorare con la voce, con l'appoggio. E Alessio? Alessio Parisi si chiama, è sempre di Piombino, faccio tutto a Piombino. E anche quella lì è stata incisa da lui. Sì, insomma, è un bel gruppo, dai. Sì, c'è un bel team. Yes, of course. Quindi noi sai benissimo che quando hai voglia e qualcosa di nuovo vieni, ci chiami. Ora io penso che voi mi vediate qui più spesso, probabilmente, e lo spero. Dico sì, perché sai, l'Elba comunque è sempre un fonte di ispirazione artistica. Esatto. La mia isola mi porta comunque a una fonte di ispirazione artistica che da altre parti non trovo. Giustamente. Vengono qui a Carboni, ci ho fatto la canzone. Il grande Faletti. Secondo me. Certe volte guardo il mare e dice andata a Capodarco. Sì. Ah, è vero, sì. Vi dico la verità, in camera mia a Siena ho dovuto mettere una foto del mare per scrivere le canzoni. Cioè, è vero, eh. Allora, ho dovuto girare il piano perché prima ce l'avevo contro il muro. L'ho girato, adesso mi dà in mezzo alla stanza la visuale, e sopra il letto ho messo uno di quei. Immensi, col mare. Col mare.
che ti fai c'è fuori piazza del campo, uscito bello, basta la musica, ascolta, il campo no, guarda, sono lì, sono lì vicino, in zona. Però sì, io vi dico che cioè quasi tutte le canzoni le ho scritte qui, quindi insomma dai, l'Elba è fonte di ispirazione. Sì. Chissà che faccia una canzone su di quello del bar, ragazzi meravigliosi, belli, alla po' polverosi, alla Povia, sai che è qui Povia? È qui Povia, l'hanno visto, sì sì l'hanno visto, era Real Ieri ma non ce l'ho fatta a cercare a vederlo, mi sarebbe garbato a cercare a vederlo. Beppe, se sei lì qua si si prende il caffè insieme, ci si fa una cantata Peppe, Peppe in via, non ci fa il piacere, se vieni si fa una chiacchierata e vieni e si fa una chiacchierata. Quindi noi aspettiamo che il ragazzo vada avanti, noi sì, siamo qui. Sì, sì, noi siamo qui, aspettiamo. Io vi aspetto buone nuove alle mie serate. Io vi dico, se volete anche venire a Sanremo il prossimo anno, cioè se mi volete accompagnare. Ascolta, Lilia Gianna, se ci procura tu pass, perché il problema magari è più quello lì. Poi il resto ce lo facciamo anche da sole in qualche maniera. Allora, sotto alle selezioni, non c'è problema. Cioè, lì. Vabbè, non avremo qualcosa di più. Lo so. Cioè, guarda, io vi dico, però la premiazione del concorso è stata bellissima. Eravamo dentro il tratto casinò, dove facevano. Sì, ci giocavamo tutte, ma noi era. Capito? Dopo. Quando uscimo c'è più nulla. Ragazzi, siamo così. Però lì è stata bella, c'è stata l'orchestra al vivo e hanno cantato, hanno suonato e poi c'è stata tutta la premiazione nel mezzo, sembrava già di essere a Sanremo, ve lo dico. Insomma, hai vissuto un bel sì, lì sì. Oh, poi cazzo, scusate. Scusate, non lo dire, okay. Cazzo va bene. C'ha ragione. Oh, dovessi passare veramente andare a Sanremo lì, cioè. Lì si va. Andiamo, mettiamo uno smoking. Ci facciamo belli. On the water. Ti facciamo la barba e andiamo. Facciamo belli. È un parolone. Ringraziamo la creatura di essere stata con noi, mi raccomando. Grazie a voi. Seguitelo intanto, seguitelo. Ascoltatevi il pezzo. Seguitemi. Su YouTube il pezzo si chiama. Vai. Che è partito? No, per 4-2. Ti auguro tanta carriera. Vai. Ma guarda, mi basterebbe la metà degli U2. Grazie caro. Sento. Vai. E quella mano in bocca di qualcosa che fa male tornerà. Faccio anche l'effetto scenico. Se vorrai, faccio l'ottima sorta. Sarai luce soffusa e lo. Senti Regina come si canta, senti. Cambierai. Almeno siamo un po' coordinati. Ciao Passerotti. Ciao.